Buongiorno, oggi sono in giacca e cravatta per darmi un senso di normalità. No, io non ho finora commentato i vari DPCM sulla mobilità, però insomma quello di domenica scorsa con la storia dei congiunti, cosa sono i congiunti, che poi c'è stata quello che il Sole 24 Ore ha chiamato un rumor ufficiale, che ha chiarito che si tratta di parenti e affini. Chi sono gli affini? Non si sa chi sono gli affini. I fidanzati, come si definiscono i fidanzati? E gli affetti stabili, come si definiscono? Ecco, questo DPCM è un buon esempio del modo vago con cui si scrivono le norme in Italia. E purtroppo non è soltanto limitato a questo singolo esempio, non è soltanto ovviamente limitato alle norme fatte da questo governo. È purtroppo una tradizione che ci portiamo dietro da tantissimo tempo e fa parte di questo problema enorme della burocrazia, che non è soltanto il numero di norme che ci sono, non è soltanto il numero di moduli, adesso l'autocertificazione che dobbiamo compilare, è anche la vaghezza con cui queste cose vengono fatte. Tutte soggette a interpretazioni con termini che non sono chiari. È inevitabile che ci sia un elemento di interpretazione in tutte le leggi, questo lo sappiamo tutti, però mi sembra che qui in Italia si eccedano certi limiti, si fanno cose che sono molto più vaghe di quello che accade negli altri paesi. Io credo che se guardiamo in avanti, pensiamo in un'ottica di come il paese può diventare più efficiente, perché alla fine la crescita la fa l'efficienza economica, e allora questo il problema della burocrazia rimane quello che per me è il numero uno. Anzi, talvolta mi chiedono se fossi stato presidente del Consiglio. In quell'occasione quello sarebbe stato un governo del tutto particolare, quindi tecnico, senza la fiducia del Parlamento. Ma diciamo, secondo me, quali sono le tre priorità di un governo in Italia una volta ovviamente superata la fase critica attuale, quando saremo tornati a una specie di normalità? Ce ne sono tre. La prima è ridurre la burocrazia, la seconda è ridurre la burocrazia e la terza è ridurre la burocrazia. Arrivederci.